mamba pore. Ayo. Yamba bwe yeti mamba pore. Yamba bwe yeti mamba pore. Nanjenga kusuka nemswala. Duku ina tuma bonfire be. Yamba bwe yeti mamba pore. Mamba pore, ayo kana saki. Nakenga kusuka nemswala. Nakenga kusuka nemswala. Duku ina tuma bonfire be. Donde yaba Abraham nem yagansi. Mambega wen kwega nkenga kusuka. Jésus est un amour, le pipi tom 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 tom. Don't fire me. Don't fire me. Look in a tuma. Don't fire me. Yamba bwe yeti mamba pore. Ayo. Yamba bwe yeti mamba pore. Yele lele le, yele le yele le le le, yele le le le, yele le yele le le le, yele le le le, yele le yele le le le, yele le le le, yele le yele le le le. Pace bene a voi, io sono Fra Joseph della missione del Burkina Faso. Sono attualmente il direttore del centro medico dei Sabù, dove sono i frati. E qui sono qua per spiegarvi un po' che cosa fanno i frati qua. Con la benedizione di San Massimiliano Kolbe abbiamo potuto aprire un centro e i frati si danno ogni giorno per fare funzionare questo centro. Siamo una minorità di frati qua, ma ci diamo ogni giorno per poter rispondere alla nostra vocazione. Abbiamo la statua di San Massimiliano Kolbe qua, che ogni giorno ci aiuta a rispondere alla nostra vocazione. Per ora abbiamo diverse nazionalità, abbiamo frati dalla Zambia, abbiamo frati del Burkina Faso, abbiamo frati dall'Italia, abbiamo frati dalla Polonia. Abbiamo una comunità cosmopolitana. For the life he gives free to us, for the light that dawns on us, let us sing and let us dance. Let us glorify his name, for his everlasting love for us. May your name, O Lord, be glorified. May your name, O Lord, be glorified. Yeah.
Dal 2009 abbiamo inaugurato il centro San Massimiliano Kolbe di Sabù. E da quel momento tante persone vengono in questo centro amministrato dai frati conventuali. E questo centro ha dato sollievo a tante persone. E man mano che andavamo avanti, il centro si è sviluppato. Oggi abbiamo diversi servizi. Abbiamo per esempio la maternità che si è aggiunta alla medicina generale. Abbiamo la radiologia, abbiamo la pediatria, il servizio di recupero dei bambini malnutriti. Abbiamo un laboratorio che fa tanti esami. Abbiamo anche oggi un reparto chirurgico. Possiamo fare tante operazioni. E oggi, in 2022, vogliamo inaugurare un centro che con il sostegno di tante persone ha visto il giorno. Questo centro è il centro chirurgico. Vogliamo ringraziare la CEI, voglio dire la Conferenza Episcopale Italiana. Vogliamo anche ringraziare la Caritas Antoniana che ci ha aiutato per il reparto post-operatorio che abbiamo anche per i pazienti che saranno operati. In più possiamo dire che qui la gente, gli agenti sanitari aumentano. Oggi siamo a 130 lavoratori qua, agenti sanitari che lavorano qua ogni giorno, 24/7 per dare sollievo ai pazienti. E i frati sono qua per anche dare l'aspetto spirituale ai pazienti. E possiamo dire che nel 2021 abbiamo avuto tante persone che sono state operate qua, soprattutto i parti cesarei. Abbiamo più o meno 40 persone che sono state operate 6 mesi passati. Tante persone, 40 donne che sono state operate nel nostro reparto chirurgico per i parti cesarei. Quindi oggi possiamo ringraziare il Signore per tutto ciò che le persone hanno fatto per noi. Ringraziare il Signore per le persone che lavorano qua, ringraziare il Signore per la presenza dei frati. E non posso terminare questo video senza ringraziare voi tutti che ci aiuteranno anche ad andare avanti, perché abbiamo bisogno di sviluppare ancora di più questo centro per il bene dei malati, per la salvezza dei corpi, ma anche per la salvezza degli animi. Grazie per tutto il sostegno, grazie, che Dio vi benedica sempre. Ciao. Chacun a besoin d'aimer et d'être aimé. Tous les hommes désirent l'amour sincère. Aime donc, aime. Chacun a besoin d'aimer. Tu cherches ton à te faire valoir aux yeux de tes frères humains. Mais quand tu songes dans la vie que ce que qu'on sait toujours aimé, même quand tu es méprisé, aimer, toujours aimé. Même quand tu es rejeté, aimer, toujours aimé. Même quand tu es bafoué.